Allora, diciamo ancora qualche altra cosa a proposito di, dei dati che vengono raccolti da un processo. Allora, come possono essere classificati i dati? In qualche modo l'abbiamo implicitamente già detto prima quando abbiamo parlato delle caratteristiche generate da un processo, no? Che possono essere valutate qualitativamente o misurate quantitativamente. Bene, i dati sono, possono essere qualitativi o quantitativi. Quando si parla di dati quantitativi possono essere o continui o discreti. Lo vedremo subito. Che cosa significa continui e discreti? I dati continui sono di fatto quelli che possono assumere con continuità tutti i valori e quindi da questo punto di vista possono essere misurabili e misurati attraverso opportuni strumenti di misura. I dati quantitativi ma discreti sono quelli che invece possono assumere soltanto alcuni valori e quindi come tali sono anche definiti come numerabili, grandezze numerabili. I dati quantitativi, scusate, qualitativi possono invece essere qualitativi di confronto o di classificazione. Noi ci soffermeremo ovviamente maggiormente su quelli che sono i dati quantitativi, cioè quelli che possono, come vi dicevo, essere continui e quindi misurabili o discreti, numerabili. E di fatto anche le carte di controllo di cui andremo a parlare e che cercheremo appunto di capire si distinguono, possono essere distinte in due grosse categorie, carte di controllo per variabili e carte di controllo per attributi, perché sono per l'appunto carte di controllo che vengono utilizzate nel caso in cui le grandezze siano variabili continue o le carte di controllo per attributi nel caso in cui le grandezze siano grandezze che appunto assumono valori discreti, dati carte di controllo per attributi. Bene, i dati variabili o continui sono quei dati che sono relativi ad una caratteristica misurabile e che può assumere qualunque valore all'interno di un determinato intervallo. Ad esempio, se io considero una bilancia e il peso di un determinato quantitativo di farina, è chiaro che quel peso della farina rappresenta un dato variabile con continuità, perché può assumere il valore del peso, qualsiasi valore, all'interno di un determinato intervallo. I dati invece per attributi o discreti sono quei dati che sono relativi a una caratteristica che assume soltanto valori discreti, cioè il numero di uova o di uova sane all'interno di un determinato contenitore o il numero di biscotti sani e il numero di biscotti rotti all'interno di un pacco di biscotti da 250 grammi, ovviamente rappresenta che cosa? Rappresentano dei dati per attributi discreti perché possono assumere, come vi dicevo, soltanto alcuni valori. Cioè posso dire ce ne saranno 20 sani e 10 rotti, ma non posso dire 20,74 e 10, qualche cosa. Quindi non può assumere tutti i valori all'interno di un determinato intervallo. Cioè supposto che i biscotti siano al massimo 50, è chiaro che non può assumere con continuità tutti i valori compresi tra l'intervallo 0-50, considerando i sani e i rotti, e quindi 0, per esempio 0 rotti e 50 sani e viceversa, e ovviamente tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo. No, questo non è possibile, soltanto alcuni valori discreti all'interno di. Bene, detto questo, vediamo adesso
qualche le tipologie di fogli di raccolta dati e qualche esempio per capire anche come appunto e quando utilizzare un foglio di raccolta dati piuttosto che un altro. Allora, fogli di raccolta dati, esistono vari fogli di raccolta dati che vengono e sono stati classificati sulla base di quello che è l'obiettivo della raccolta. Cioè, se io raccolgo dati, quello che ho detto anche prima, io devo sapere innanzitutto qual è lo scopo, l'obiettivo di questa raccolta dati, no? Quindi è chiaro che lo devo aver chiaro questo obiettivo, perché sulla base della chiarezza dell'obiettivo io deciderò anche la caratteristica che dovrò andare a misurare, lo strumento di misura, eccetera, eccetera. Allora, si parla di fogli di raccolta dati per grandezze misurabili, fogli di raccolta dati per tipologia e frequenza, fogli di raccolta dati per posizione fisica, fogli di raccolta dati per sintesi dei dati e fogli di raccolta dati per verifica, esecuzione e rilievo esiti. Quest'ultimo è più che un foglio di raccolta dati, è una sorta di checklist che viene eseguita al termine di un determinato processo o di una serie di operazioni. I primi tre fogli di raccolta dati vengono impiegati, vengono utilizzati per registrazione diretta dei dati. Che cosa significa? Cioè, io osservo il fenomeno e dal fenomeno che osservo rilevo i dati e li riporto direttamente sul foglio di raccolta, che può essere, come dicevo, per grandezze misurabili, per frequenze e per posizioni fisiche. Il foglio di raccolta dati per sintesi dei dati è invece un foglio di raccolta dati, come vedremo, che sintetizza su di un unico foglio un certo numero di dati che abbiamo raccolti in fasi diverse, e li sintetizza nel senso che su questo foglio riporto una serie di informazioni che possono essere desunte dai dati raccolti. L'ultimo, come vi dicevo, è una sorta di checklist che, come vedremo, può essere utilizzata al termine di un rilievo o di una serie di rilievo di dati che sono stati appunto effettuati. Allora, vediamo il primo, quello per grandezze misurabili. Allora, per capire di che cosa stiamo parlando, immaginiamo un prodotto, un determinato componente, e le cui specifiche di lavorazione siano per esempio quelle che ho indicato, 8,3 più o meno 0,008. Sapete bene che cosa significa, cioè io sto dicendo che il valore target, in questo caso per quel determinato prodotto, con riferimento ad una grandezza, una caratteristica di quel prodotto, è 8,3. Quello è il valore target, il valore obiettivo. Poi c'è un intervallo di tolleranza, una tolleranza specificata, che è più o meno 0,008. E quindi di fatto vuol dire che quell'8,3, se lo riusciamo a realizzare come valore e la situazione ottimale, l'8,3 logicamente non lo riusciremo a raggiungere, quindi mi va bene lo stesso un 8,3 più 0,008 e un 8,3 meno 0,008. Sono certo del fatto che quell'8,3 non lo riuscirò a raggiungere, a conseguire sempre come valore. Perché? Perché per effetto di quei fattori di variabilità, di quelle cause comuni, il mio processo non genererà mai sempre la stessa caratteristica, e quindi quell'8,3 lo potrei ottenere qualche volta, ma non sempre. Allora, come posso pensare di rappresentare i dati che vado a raccogliere in una forma che poi sia facilmente leggibile e poi facilmente
come dire, elaborabile da colui che ovviamente dovrà preoccuparsi dell'elaborazione successiva di questi dati. Allora, posso pensare, ovviamente, poi vi mostrerò una slide un pochettino più pulita rispetto a quella che sto facendo, posso pensare a una situazione di questo tipo, quindi un foglio dove ovviamente solitamente nella parte alta del foglio o comunque in una porzione del foglio riporto tutte quelle informazioni relative a per esempio l'operatore, chi ha effettuato i rilievi, la data, lo strumento che è stato utilizzato, a che cosa fa riferimento, eccetera eccetera. Quindi qui immaginate tutta una serie, io scrivo, di informazioni che ovviamente sono a supporto della chiarezza e della trasparenza del rilievo e dei rilievi che stiamo effettuando. Dopodiché, quale potrebbe essere un possibile foglio di raccolta? Allora, un possibile foglio di raccolta potrebbe essere questo. Allora, io qui riporto al centro il valore 8,300 questo è il valore target e poi ovviamente posso avere con continuità tutti i valori che sono ovviamente contenuti nei due intervalli, quindi i due intervalli quindi di specifica di tolleranza quali saranno? Ovviamente avrò l'intervallo quindi 8,300 più 0,008 e ovviamente 8,300 meno 0,008. Ovviamente 8,308 e 8,292. Se ci tolgo 0,008 o ci aggiungo 0,008. Dopodiché cosa faccio? Prendo un mio campione di pezzi, vado ad effettuare ovviamente le varie misurazioni e in corrispondenza dei valori che ovviamente rilevo riporto ovviamente, posso riportare semplicemente una spunta, una X. Voglio dire, è chiaro che qui avrò 8, non l'ho scritto ma era implicito, 8,301, 8,302, 8,303, bla bla bla, fino ovviamente a quell'8, scusate, questo è dato qui. Questo 8,301, 8,302, 8,303 fino a 8,308 e qui ovviamente 8,299, 8,298, 8,297 fino ovviamente al valore. Quindi da una parte lo sommo e dall'altra lo sottraggo. Dicevo, a seconda del valore che rilevo, per esempio, ottengo un primo valore qui, poi ottengo per esempio un altro valore rilevato in corrispondenza di 8,298, questo può essere il diametro, lo spessore, il diametro di un albero, lo spessore di un pezzo, quindi una grandezza comunque che può assumere con continuità certi determinati valori. Poi assumiamo per esempio un altro valore diverso, poi ancora assume valore 8,300, 8,301 e così via. Ovviamente devo considerare un campione adeguato, il campione viene scelto, ne parleremo a proposito del campionamento, sulla base di quelle che sono le caratteristiche del campione che devono essere rispondere a esigenze di significatività e di rappresentatività. Alla fine di tutto questo io ottengo un foglio di raccolta dati, vi mostro questo che logicamente è più pulito rispetto a quello che avevo fatto, dove per l'appunto vedete il valore centrale, il valore target, il valore standard 8,3 e poi logicamente
da una parte ovviamente i valori che ottengo da 8,300 sommando quindi 0,001, 0,001, 0,002, 0,003 e così via, e dall'altra sottraendo 0,001, 0,002 fino ovviamente a 0,008. Bene, i valori come vedete non sono sempre gli stessi, sono valori diversi, ma vedete bene che già secondo questa rappresentazione che ho fatto, questo vedete bene, se lo capovolgo, lo ruoto di 90 gradi, che cosa ottengo? Ottengo una distribuzione dei dati che mi ricorda molto, è una distribuzione di frequenza questa, ma è una distribuzione che mi ricorda molto la distribuzione gaussiana, dove di fatto ho un valore, come vedete, di tendenza centrale, valori via via decrescenti man mano che mi allontano da questo valore di tendenza centrale. È chiaro che riportando i dati in questo modo io riesco ad avere subito, immediatamente, già visivamente, io che ho fatto? Io 100 dati o 50 dati dovevo raccogliere, invece di riportarli uno di seguito all'altro su di un foglio di carta, li ho riportati in questo modo. In questo caso, vedete, sono 55 dati che ovviamente riportati su di un foglio, sistemati in maniera opportuna, sono in grado ovviamente di fornirmi subito delle informazioni relativamente al processo. In questo caso le informazioni relative al processo sono: guarda che c'hai una variabilità, questa variabilità non è nemmeno elevata, perché è un processo abbastanza buono, perché come vedete il valore di frequenza maggiore coincide con il valore target, quindi è un processo centrato caratterizzato da una certa variabilità, anche se la dispersione in questo caso come vedete non è molto elevata, perché il mio intervallo di tolleranza è ovviamente 8,300 più meno 0,08, e come vedete nelle code qua, nei tratti finali, non cade nessun valore, ma lo vedremo poi dopo più nel dettaglio. Analogamente questo può essere un dato che mi riporta, un foglio di raccolta dati che mi riporta l'andamento della temperatura in un processo di produzione, quello che avevamo visto prima, bagno di stagnatura, dove appunto a seconda delle ore io riporto logicamente le temperature e ho un grafico che ovviamente mi riporta nel tempo e a seconda dell'ora del giorno l'andamento della temperatura. Immaginiamo un esempio dunque immaginiamo una situazione di questo tipo. Un'azienda decide di acquistare delle materie prime, componenti, servizi da un fornitore esterno. Compila un modulo di richiesta di acquisto. Dopo il benestare della direzione, la richiesta arriva al servizio acquisti. È necessario disporre di vari preventivi dei fornitori prima che uno venga prescelto e l'ordine di acquisto venga emesso. A questo punto, avendo espletato tutte le fasi di elaborazione interna, viene spedito l'ordine di acquisto al fornitore prescelto, e una copia dello stesso viene inviato all'ente che ha originato l'ordine. Questa è una procedura praticamente relativa all'emissione dell'ordine da parte di un'azienda. Un gruppo di progetto per il miglioramento della qualità viene incaricato di accelerare il processo quindi di ordinazione di un componente. Il gruppo decide di analizzare il tempo necessario ad elaborare ordini di acquisto. Ci si pone la seguente domanda. Quindi devo considerare ovviamente un problema, voglio affrontare il problema, devo raccogliere dati relativamente al problema. Ovviamente che cosa voglio fare? Voglio accelerare il processo di emissione dell'ordine. E allora la domanda, i dati che devo raccogliere quali sono? Devo pormi la domanda corretta. La domanda ovviamente è: quanti giorni passano dalla data della firma da parte dell'ordinatore alla data di spedizione dell'ordine di acquisto? Ovviamente io non è che mi preoccupo in questo caso di quanto tempo ci mette il fornitore, perché questa è una caratteristica del fornitore sulla quale io posso incidere poco. In che modo posso incidere? Cambio fornitore, ma non posso fare nient'altro.
Se qualche cosa invece io la devo migliorare, la posso migliorare al mio interno, e quindi che cosa devo andare a vedere? Quello che dipende dal mio sistema, dal mio processo. E qual è questo? E ovviamente è l'intervallo tra l'istante in cui io firmo un ordine e parte poi l'ordine di acquisto, visto che la procedura, come avete visto, non è poi così banale e così lineare. Allora, il gruppo intende utilizzare per esempio un istogramma, analizzare la distribuzione del tempo totale di elaborazione, la serie di dati necessari era quindi il tempo trascorso in giorni per 40 o più ordini di acquisto. Quindi il campione che si è pensato di analizzare era un campione di 40 ordini di acquisto, per il quale si è detto: ok, vediamo qual era il tempo che intercorreva tra l'emissione dell'ordine da parte di un ente e l'emissione dell'ordine di acquisto. La difficoltà ovviamente era legata al fatto che bisognava chiedere agli impiegati quanto tempo ci mettevano a registrare i dati e quindi quando si spedisce un ordine, perché ovviamente come al solito nel momento, ne abbiamo parlato anche nel corso di impianti, quando si tratta di avere informazioni relativamente ai tempi, ovviamente quando vado a chiedere dei tempi, i dati, i valori che escono fuori sono quasi sempre falsati, soprattutto quando li vado a rilevare per esempio attraverso un operatore esterno. Figuratevi quando li vado a chiedere, quindi solitamente i dati sono ancora più falsati e non corrispondenti alla realtà. Ma comunque, immaginiamo allora ancora in questo caso che questi dati relativi al tempo di evasione di un ordine vengano riportati su un foglio del tipo di quello che abbiamo visto in precedenza, per cui ovviamente, come vedete, ho sempre secondo la stessa logica ovviamente una distribuzione dei dati di questo tipo, tale che mi ricorda molto logicamente un istogramma. Vedo che c'è una certa distribuzione dei dati secondo quella che è appunto una distribuzione che ricorda molto la gaussiana. Ci sono però questi valori isolati che bisognerebbe andare a analizzare per cercare di capire che cosa è successo in quei casi, e quindi cercare in questo caso di intervenire sui valori estremi per riportarli logicamente intorno a quello che è un valore medio, più frequente, più ricorrente. Questo come primo tipologia di foglio di raccolta dati, quindi quando le grandezze sono delle grandezze misurabili. Cosa succede se le grandezze invece sono numerabili? Per esempio relative queste grandezze ai difetti riscontrati in prodotti ottenuti per esempio per stampaggio, mediante un processo di stampaggio, e prodotti ottenuti, quindi prodotti in plastica. In questo caso si può pensare di utilizzare un foglio di raccolta dati dove ovviamente, allo stesso modo di quello che abbiamo fatto prima, io riporto tutte le tipologie di difetti che posso riscontrare nel caso di un prodotto in plastica ottenuto per stampaggio, e riportare logicamente una spunta in corrispondenza di ogni volta che è stato rilevato quel difetto stesso. Cioè, nel caso della plastica e di prodotti in plastica, come vedete qui sopra ho sempre tutte quelle informazioni relative alla necessarie per la chiarezza dei dati che sto riportando: prodotto, data, il reparto, il nome dell'ispettore, lo stadio del processo, i pezzi che sono stati esaminati, eccetera eccetera, i tipi di difetti. Il tipo di difetti, come vedete, è riportato qui. Questi sono tutti i possibili difetti che io posso avere, almeno nel caso specifico, in un prodotto ottenuto per stampaggio. I difetti sono graffi, rotture, imperfezioni, deformazioni, altri tipi di difetti.
solitamente in questa voce altri vengono indicati tutti quei difetti che sono caratterizzati da una frequenza di accadimento molto bassa. E allora li raggruppo tutti in un'unica categoria, altri, che proprio perché raccoglie un numero di difetti caratterizzati da una frequenza di accadimento bassa viene sempre messa per ultima, quindi come classe. Bene, in questo caso vedete ognuna di queste barrette trasversali indica la rilevazione di quel difetto, quindi un graffio o una rottura o un'imperfezione o una deformazione. Su un prodotto io posso rilevare anche più difetti, quindi io posso avere un prodotto dove oltre al graffio ci può essere anche una deformazione o una rottura. Ogni volta che quindi riporto queste barrette al quinto difetto rilevato, solitamente così come fanno i carcerati, si mette la barretta di traverso in modo tale che risulta agevole poi anche il conto dei difetti complessivi, no? In questo caso vedete sono 5, 10, 15, 17 i graffi, le rotture 5, 10, 11, le imperfezioni 5, 10, 15, 20, 25, 26 e così via. E posso riportare con riferimento sempre ad un campione il numero totale di pezzi e il numero di gruppi in cui ovviamente posso pensare siano stati appunto raccolti i singoli prodotti. Questo perché appunto, come vi dicevo, 42 gruppi che significa in sostanza, vedete, il numero di difetti è superiore al numero dei gruppi, perché evidentemente in alcuni prodotti sono stati rilevati più difetti e quindi ovviamente il numero di difetti è superiore al numero dei gruppi. Vediamo un esempio in cui appunto dovevamo raccogliere dati del tipo numerabile e quindi si è pensato di utilizzare un foglio di raccolta dati di questo tipo. Allora, alcuni anni or sono, un produttore di televisore introdusse una linea di apparecchi televisivi che ebbe un grande successo commerciale. Il disegno del mobile era attraente, erano, non so se li avete mai visti, ma questi televisori che avevano all'esterno questa specie di peluche, no? E che erano animali diversi. Il disegno era attraente, il prezzo era competitivo e l'apparecchio offriva caratteristiche che erano gradite al pubblico. Con il passare del tempo la ditta scoprì tuttavia che l'affidabilità era scarsa e una percentuale di televisori tornava indietro per essere riparata entro 12 mesi, i 12 mesi del periodo di garanzia. Allora un gruppo per il miglioramento della qualità fu incaricato di scoprire le cause del problema, cioè perché tornavano indietro questi televisori nei 12 mesi, che quindi dovevano essere tra altre cose quindi bisognava effettuare degli interventi in garanzia, faceva lievitare logicamente i costi della garanzia a livelli inaccettabili. Allora, il gruppo di lavoro formulò le seguenti domande per condurre l'analisi dei sintomi. Ovviamente faceva riferimento questo all'affidabilità di alcuni componenti che ovviamente risultavano montati negli apparecchi. Quanti componenti vengono sostituiti in garanzia per ognuno dei tre modelli esistenti? Allora, erano ancora modelli con il tubo catodico, in particolare erano modelli da 13 pollici, 17 pollici e 19 pollici, oggi quasi ridicoli praticamente, come dimensioni. Oggi siamo abituati tutti quanti a televisori mega schermo, quindi quelli da 13 pollici, 17, 19 penso che non esistano proprio più. Comunque, la prima cosa da fare, visto che tornavano sia televisori da 13 che da 17 da 19, quali erano i componenti che erano sostituiti, venivano sostituiti su questi televisori? Quanti circuiti integrati, condensatori, resistori, trasformatori, comandi e tubi catodici vengono sostituiti in garanzia per ognuno dei tre modelli? Cioè, volevo, è chiaro che questo è un esempio, però logicamente l'esempio l'avevo preparato, ma proprio per cercare di farvi capire il tipo di problema che di volta in volta uno si può trovare ad affrontare, e ovviamente con riferimento al problema
che io voglio cercare di risolvere, quali sono i dati che devo raccogliere. Se qui devo ridurre il numero di interventi, devo innanzitutto capire gli interventi a che cosa fanno riferimento. Cioè, negli interventi che io faccio sui televisori in garanzia, quali sono i pezzi che sostituisco e in particolare quanti di questi circuiti vado a sostituire. E allora la cosa che si fece molto semplicemente fu questa. Dunque, con riferimento ovviamente ai televisori che rientravano, si prese allora modello televisore 13 pollici, come componenti c'erano circuiti integrati, condensatori, resistenze, trasformatori, comandi e tubo catodico. Questi erano i componenti che rientravano in tutti i televisori modello 13 pollici, 17 e 19, e si andò logicamente a vedere, per, con riferimento ad un certo campione di prodotti che erano stati sui quali si era intervenuti in garanzia, quali erano i componenti che si erano sostituiti. Come vedete, circuiti integrati, condensatori erano quelli caratterizzati da una frequenza maggiore, resistenze, trasformatori, comandi. 17 pollici, come vedete, circuiti integrati, condensatori, anche questi caratterizzati da una frequenza di accadimento molto elevata, anche i comandi comunque qui non scherzavano, su quello da 19 pollici ancora una volta i condensatori caratterizzati da una frequenza di sostituzione molto elevata. La conclusione fu logicamente che di questi componenti, per gli interventi di miglioramento e dall'analisi dei dati, il componente che doveva essere a tutti i modi logicamente doveva essere tenuto maggiormente sotto controllo. In questo caso poi il componente era fornito da quindi c'era un fornitore esterno, e quindi si contattò il fornitore per cercare di capire ovviamente per quale motivo i condensatori che venivano riforniti erano caratterizzati da questa affidabilità così bassa, no? Però capite bene che qualsiasi analisi parte da dati, da come i dati sono stati raccolti, da dati affidabili, e ovviamente questo, avere un foglio di raccolta dati di questo tipo, certamente rappresenta un ottimo punto di partenza. Terzo tipo di foglio di raccolta dati, sempre per rilevazione diretta. Foglio di raccolta dati per posizione fisica del difetto. Allora, molto semplicemente, i fogli di raccolta dati per posizione fisica del difetto sono, per capirci, dei fogli dove solitamente si riporta uno schizzo di quello che è il prodotto, in corrispondenza del prodotto si riporta ovviamente con degli opportuni simboletti il tipo di difetto riscontrato e la posizione del difetto stesso. Questo perché molto spesso ci interessa sapere dove il difetto si manifesta. Immaginate se avete mai fittato un'automobile ovviamente siete andati da questi o da Erso, la Maggiore o quant'altro, si è andato a fittare un'automobile, la prima cosa che fanno logicamente prima di darvi l'auto c'hanno una scheda con la sagoma dell'auto, e loro fanno un controllo della macchina, vedono e riportano ovviamente in corrispondenza della macchina che vi stanno fittando se ci sono delle ammaccature, dei graffi. Di questo voi pure dovete prendere atto e visione, perché loro partono dal presupposto: io ti do la macchina, anche se ammaccata io te la do comunque, e tu me la devi riportare nelle stesse condizioni. Quindi se non la porti senza ammaccature è meglio, ma cioè, non, ovviamente nessuno si mette a fare aggiustare la macchina del noleggio, ma ovviamente non posso portargliela completamente sfasciata. La logica è la stessa. In questo caso io avevo immaginato un produttore di macchine, un produttore di lavatrici,
e in particolare nelle lavatrici, come vedete su queste schede veniva riportata in corrispondenza della sagoma della lavatrice dei simboletti che rappresentavano i tipi di difetti che erano stati riscontrati. In questo caso bolle e graffi nelle fiancate logicamente della lavatrice, nella parte anteriore, nello zoccolo e in questa parte. Quindi può risultare ovviamente importante, interessante capire poi la natura, l'origine ovviamente di quei difetti che sono stati rilevati. Ricordo che stavamo studiando per un'azienda che produceva componenti in materiale plastico e che erano poi componenti che venivano montati sulle lavatrici. In particolare produceva lo zoccolo, lo sportellino qui che si trova nella parte bassa della lavatrice, il cassettino e il top della lavatrice. Questi venivano ottenuti per stampaggio, però che cosa avevamo rilevato, meglio l'azienda che cosa aveva rilevato? Che quando la consegnava ovviamente al cliente, che poi li montava sulla lavatrice, molti di questi componenti che venivano consegnati al cliente ritornavano indietro. Perché? Perché presentavano graffi, ovviamente la prima cosa che fa quando si montano questi componenti, il cliente in fase di assemblaggio prende questi pezzi e li vede contro luce e vede logicamente se ci sono deformazioni, graffi o quant'altro. Non si facevano cavarci, come mai logicamente questi pezzi ritornavano indietro? Perché ovviamente nel processo di spedizione di questi componenti utilizzavano tutte le accortezze di questo mondo, cioè addirittura i pannelli venivano messi, quelli del top, venivano messi in dei contenitori di legno con delle specie di rastrelliere così da tenerli comunque a dovuta distanza l'uno dall'altro, impedendo che potessero quindi interferire tra di loro e graffiarsi. Non si riusciva a capire come mai, il perché di tutto questo, e dopo aver osservato per lungo tempo il processo ci accorgemmo di una cosa, che praticamente come al solito la causa era dovuta a una di quelle famose 4M, ma in questo caso la causa non era comune ma era una causa speciale, perché nel caso del processo gli operatori dovevano utilizzare dei guanti in tessuto proprio per evitare di danneggiare i pezzi in plastica che tra altre cose appena presi da un processo di stampaggio sono caldi e quindi si possono facilmente rovinare. C'era in particolare un paio di questi operatori che lavoravano senza guanti, utilizzando, quindi senza togliersi logicamente dalle mani addirittura degli anelli, uno con bracciali o catenine praticamente, che ovviamente che succedeva? Quando pigliavano i pezzi caldi, senza guanti, con anelli e quant'altro, logicamente provocavano questi graffi, queste anomalie sul pezzo stampato. Logicamente nessun tipo di controllo da parte dell'operatore che provvedeva logicamente a prendere il pezzo, incellofanarlo, metterlo nei contenitori e veniva spedito, e ovviamente il cliente si lamentava quando i prodotti arrivavano. Ovviamente un'analisi di questo tipo, il fatto di vedere dove veniva localizzato il difetto, ovviamente fece capire che in qualche modo dipendeva dal processo di manipolazione del componente. Questo per esempio è un altro foglio di raccolta dati per grandezze per le quali si vuole capire la posizione, quindi per posizione fisica del difetto. In questo caso questi sono dei manicotti ottenuti da un processo di fusione e in questo caso, come vedete, questa è una sezione longitudinale, questa trasversale del manicotto
sono stati individuati questi settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ancora da quest'altra parte questi settori A, B, C, D, F, G, H e in corrispondenza logicamente i difetti riscontrati e anche questo può essere un altro modo per affrontare ovviamente problemi di questo tipo. Vi mostro quest'ultimo esempio e poi mi fermo visto anche l'ora. Allora, un gruppo di progetto per il miglioramento della qualità è stato chiamato per rispondere alle domande. Alcune zone del prodotto fornello domestico sono più soggette allo scheggiarsi dello smalto durante il trasporto. Quale tipo di foglio dati è opportuno utilizzare? Ovviamente un foglio di raccolta dati per posizione fisica del difetto, qui logicamente non si scappa. E in questo caso quello che si fa spesso con riferimento al prodotto è ovviamente piuttosto che riportare il prodotto in assonometria lo si apre il prodotto, lo si riporta in piano sulla carta e quindi in questo modo posso facilmente riportare tutte le tipologie di difetto e la loro posizione sul prodotto. Si vede ovviamente che i punti maggiormente danneggiati, le parti maggiormente danneggiate sono quelle che si trovano negli spigoli, negli angoli appunto del prodotto e nella parte superiore dove ci sono i fornelli, e questo logicamente può essere un ottimo punto di partenza per cercare di capire quali poi possono essere le cause che hanno determinato ovviamente questo tipo di difetti. Va bene, allora vediamo, mi fermo qua, comunque questo lo vediamo la prossima volta, un esempio che vi avevo preparato relativo proprio alla posizione fisica del difetto. Allora, se non ci sono domande, ovviamente.